tempo delle feste di Natale anche nel territorio dei Navigli e partiamo proprio da Cassinetta di Lugagnano, dove l'uomo che gira il mondo su una slitta volante è arrivato per accogliere i bambini del paese, ricevere le loro letterine e fare delle foto con loro. Ma dopo Cassinetta, Babbo Natale si è spostato ad Abbiategrasso e per precisione all'associazione ANFAS, nella sede Il Melograno, dove i ragazzi disabili della struttura hanno ricevuto la visita di Babbo Natale, un momento per fare il punto anche sulle prospettive dell'associazione per il prossimo anno. E infine andiamo ad Albairate, dove non sarà arrivato Babbo Natale ma dove è quasi pronto un presepe vivente, un villaggio di Natale a grandezza naturale costruito come ogni anno nel cortile della parrocchia dal gruppo dei presepisti del paese dell'Abbiatense. Mancano sempre meno giorni al Natale e già dallo scorso weekend a Cassinetta di Lugagnano sono iniziati gli eventi che accompagneranno la comunità verso il periodo delle festività. Sabato e domenica è arrivato in paese il villaggio di Babbo Natale con i bambini che hanno potuto portare la loro letterina e farsi fotografare con l'uomo che presto viaggerà per il mondo su una slitta volante. Oh, 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 quest'anno è Natale, giro per tutto il mondo. Abbiamo iniziato con Rudolf Larenna, da Cassinetta di Lugagnano. Perché? Perché è il posto più bello del mondo. E non avevamo dove atterrare, che non c'è più neve. Siamo atterrati sul Naviglio e siamo qua. I bambini vengono qua, portano le letterine, si fanno una foto. Poi hanno il trucco a bimbi, fanno tutte le cosine con i laboratori e si divertono anche i genitori, sono contenti perché i bimbi quando sono contenti anche i genitori sono contenti. Quest'anno abbiamo organizzato un Natale a Cassinetta particolare, un Natale comunque sempre sobrio come di nostra abitudine. Abbiamo organizzato dei mercatini con tanti espositori di artigianato, gastronomici, artistici e soprattutto tante iniziative per i bambini. Abbiamo inaugurato il Bear Garden, il nostro spazio nel Parco De André per i nostri amici volatili, per i pettirossi, per le cinci allegre, per i pigliamosche. È un grande evento con i bambini che ha coinvolto anche le scuole e che ha riempito questa nostra settimana lunga, diciamo, anzi quasi un mese di eventi a Cassinetta di Lugagnano. Ma intorno alla piazza del comune, per tutte le età, è stato organizzato anche un mercatino di Natale artistico e artigianale. Per tutto il fine settimana è stato possibile visitare uno dei borghi più belli d'Italia, dove il pubblico ha goduto di spettacoli, animazioni, percorsi tra casette e scenografie dipinte, ma anche di musica, laboratori artistici e creativi per bambini, trucchi e street food. L'appuntamento per noi è sempre stato quello legato alle tradizioni locali, alle associazioni del territorio, la nostra banda ha girato per le vie del paese, abbiamo avuto la Babbo Running, insomma un Natale non con eventi strabilianti, ma eventi da piccolo paese, come piace fare a noi, dove la comunità ha potuto ritrovarsi. Cominciamo qua con tanti bei bimbi e poi andiamo avanti. Abbiamo preso tante bellissime energie da tutti gli abitanti, sia grandi che piccini. E stasera ripartiamo, andiamo avanti verso est e facciamo tutto il giro del mondo. Poi torneremo io, Rudolf e i miei elfetti. Babbo Natale è già arrivato in città ad Abbiategrasso ed è passato a trovare i ragazzi dell'ANFAS sulla strada per Cassinetta. Sabato scorso, in una giornata speciale per la struttura, si è colta l'occasione per fare gli auguri di Natale a tutti gli amici e estrarre i biglietti vincenti della tradizionale lotteria di fine anno. Anche questa volta la generosità degli abbiatensi non è mancata, visto che sono stati raccolti oltre 17.000 euro.
intanto un saluto a tutti. Per noi oggi, come diceva Massimo, è un giorno di festa, non è soltanto Babbo Natale, e come dice la lotteria, il nostro futuro parte adesso, è un nostro futuro carico di speranze, di aspettative. Possiamo contare su tanti amici, non ultimi i volontari degli Amici del Melograno, che sono la nostra spalla operativa, che ci supportano in tante iniziative, per cui abbiamo un 2024 molto molto impegnativo con i 40 anni dell'ANFAS e Bietegrasso. Quindi intanto approfitto per fare tantissimi auguri di Buon Natale e buone feste a tutti, e chiedo ad Angelo Lamperti, che è uno degli artefici di questa associazione Amici del Melograno, di non fare mancare il suo apporto e il loro apporto. Noi ce la mettiamo tutta come Amici del Melograno, però abbiamo bisogno anche di qualche volontario in più, per cui lancio un appello: se c'è qualcuno disponibile e ha voglia di fare qualcosa, la nostra porta è sempre aperta e li aspettiamo a braccia aperte. Sulla stessa frequenza d'onda anche Massimo Simeoni, il presidente di ANFAS, che ricorda come grazie allo sforzo di tutti si può dare un futuro ai ragazzi disabili ospitati da ANFAS. L'impegno dell'associazione infatti da sempre quello di creare qualcosa di nuovo per migliorare i servizi che vengono offerti. In un salone gremito, oltre ai ragazzi con i loro familiari, c'erano anche tante autorità, tra cui il sindaco di Abbiategrasso Cesare Nai e l'assessore ai lavori pubblici Roberto Albetti, insieme al sindaco di Rosate Carlo Tarantola. Oggi per noi è una bella giornata, perché come tutti gli anni facciamo la festa di Babbo Natale. È un momento per ritrovarsi con le famiglie, con i ragazzi, con i sostenitori, con i volontari, e festeggiare insieme un po' in anticipo il Natale. Poi avremo occasione sia di ringraziare, dare dei riconoscimenti a delle persone che ci hanno dato particolarmente una mano, si sono particolarmente distinte in tante maniere, dai volontari agli amici che ci hanno dato una mano in maniera significativa, e anche poi ci sarà il Babbo Natale, che verrà il momento più atteso dai nostri ragazzi, perché porterà i pacchi regalo che verranno distribuiti, e quindi è proprio un momento di festa, un momento di Natale. Si chiamano presepisti e costruiscono ad Albairate un presepe a grandezza naturale. Sono dei volontari che arricchiscono il cortile della chiesa di San Giorgio del paese con un vero e proprio villaggio di Natale che sarà pronto per la sera della vigilia e che va a completare il presepe allestito all'interno della chiesa. Ben più di un'installazione, quindi, che ogni anno viene montata e poi smontata con materiale sempre riciclato. I presepisti, che si adoperano dal lontano 1984, hanno trovato un modo per celebrare il Natale, ma anche per trasmettere le tradizioni religiose e storico-culturali. Buongiorno, noi siamo il gruppo dei presepisti d'Albairate. Da lungo corso, dal 1984, ci troviamo nel periodo natalizio per realizzare il nostro villaggio natalizio. Cosa dire, quest'anno troverete delle nuove sorprese, ci saranno molti più animali, abbiamo cambiato il giro del percorso, abbiamo realizzato un percorso diverso dagli anni passati, ci saranno nuove sorprese. Abbiamo trovato dei commercianti alberati che ci forniranno il formaggio dell'affettato da poter distribuire alla nostra collettività, così noi cerchiamo di portare, come si dice, l'atmosfera natalizia in tutti i sensi, ecco, diciamo, ecco, perché la collettività d'Albairate, la cittadinanza d'Albairate ci sostiene parecchio al gruppo, perché sia con le offerte che con il materiale, con anche tutto quello che consente il Natale, diciamo, ecco. Quest'anno, come dicevo, ci sarà il percorso diverso, ci saranno delle nuove sorprese, tanti animali, e speriamo che ci sarà tanta gente che ci viene a trovare.
E adesso lascio la parola a uno dei soci fondatori, non soci perché non è un, è un gruppo di amici, ecco, non c'è nessun tipo di società qui, ecco. La corte della chiesa parrocchiale è infatti ricca di tutti quegli elementi che fino a qualche decennio fa rappresentavano appieno il mondo agricolo del Magentino e dell'Abbiatense, come spiega anche la figura storica dei presepisti di Albairate, Lino Reinoldi. Io sono uno dei fondatori di questo gruppo del presepe. Abbiamo iniziato nel 1984 in una chiesettina qua vicina e poi a mano ci siamo spostati fino ad arrivare a costruirlo qua dentro. Diciamo che in tutti questi anni noi abbiamo sempre cercato di fare del nostro meglio. La gente è rimasta abbastanza soddisfatta e a questo punto ho trovato questi ragazzi che inizialmente partecipavano come comparse sul presepe, poi dopo piano piano, no, seguendo ciò che ho iniziato io, sono riusciti a fare, probabilmente adesso sono loro che costruiscono, perché io oramai gli do una mano, va bene, dopo 40 anni cominciano a diventare un po' pesanti, rimanere fuori al freddo, eccetera, eccetera. Fa piacere che sono riuscito a mantenerli tutti e ringrazio loro che hanno continuato a fare ciò che ho iniziato io quasi 40 anni fa.